Aspettiamo che si mettano in linea, magari ci aspettavano un po' più tardi, ma va bene, iniziamo. Buon pomeriggio, oggi videoconferenza istituzionale, ci trasferiamo in Alto Adige dove ci attende l'assessore al turismo della provincia autonoma di Bolzano, Arnold Schuller. Benvenuto assessore, la ringrazio di aver accettato il mio invito. Buonasera, grazie a lei. Ecco, allora, come lei sa, molti operatori turistici in questo momento ci guarderanno, ma anche nei giorni successivi, perché noi poi condivideremo sui social questa nostra video intervista, e soprattutto ci sono anche tanti turisti che vogliono avere un quadro ben preciso della situazione in Alto Adige per poter prenotare in tutta sicurezza la vacanza. Partiamo subito con la situazione a Bolzano e dintorni, com'è il post-Covid, post-lockdown, ecco, diciamo. Allora, la situazione attuale in Alto Adige si può definire stabile. Non abbiamo avuto decessi dovuti a questo virus negli ultimi 6 giorni e anche il numero dei nuovi infettati è molto basso. Abbiamo avuto negli ultimi giorni 0, al massimo erano 2 nuovi casi. Per questo siamo pronti per ripartire. Benissimo. Finalmente è arrivato questo tanto atteso decreto Cura Italia da parte del governo di Roma. Pensa che siano state prese misure soddisfacenti, compatibili con le esigenze della vostra provincia? Le misure dello Stato non possono essere soddisfacenti. Per questo, sin dal subito abbiamo anche deciso, noi come provincia, di prevedere ulteriori misure per sostenere la nostra economia. E così abbiamo già reagito. Adesso è stato reso possibile adesso un accordo fra le tre principali istituti di credito dell'Alto Adige e le cooperative di garanzia per garantire liquidità alle nostre imprese. E sono stati avviati discorsi con i comuni, con la rappresentanza dei comuni per quello che riguarda l'imposta municipale immobiliare. Anche lì vogliamo trovare una soluzione in questi giorni. E poi abbiamo messo a disposizione più di 33 milioni di euro al IDM, il nostro, per il marketing, per una campagna specifica per far ripartire, per il rilancio delle nostre imprese. Ecco, c'è un messaggio da parte di un albergatore della Pusteria. Mi scrive: riguardo ai finanziamenti alle medie imprese, visto che a distanza di 3 mesi, ancora le banche non hanno erogato nulla, vorrei sapere qualcosa in merito. Sì, di questo ho parlato stamattina con il nostro presidente e abbiamo deciso di parlare di nuovo adesso, di fare nuove trattative con la rappresentanza delle nostre banche per chiarire quello che abbiamo sentito, quelle voci che girano adesso, e vogliamo dare in questo caso una mano alle imprese. Benissimo. L'Alto Adige ha anticipato i tempi rispetto al governo di Roma, aprendo la libera circolazione a anche molte attività 15 giorni prima. È una scelta dovuta al basso tasso di contagi oppure avete una visione diversa sulla gestione della pandemia? Ma prima di tutto vorrei riaffermare che siamo stati i primi a chiudere le imprese turistiche. Lo abbiamo deciso l'8 marzo, in Autonomamente, piena certo. responsabilità proprio per garantire la massima sicurezza ai nostri ospiti, ma anche alla nostra gente. E adesso vogliamo essere anche tra i primi che possono ripartire e siamo pronti. Benissimo. Il protocollo dell'INAIL, quello nazionale, è compatibile con le esigenze della provincia autonoma di Bolzano? Ci sono dei punti che non coincidono? No, certo che è compatibile, anzi, in certi punti andiamo anche oltre, siamo ancora più restrittivi. Faccio un esempio: la distanza minima tra le persone che abbiamo previsto, noi abbiamo previsto 2 metri, e posso fare anche altri esempi.
quello dei dispositivi di protezione individuali, altri appunti dove, come ho detto prima, andiamo oltre di quello che sarebbe previsto dall'INAIL. Benissimo. C'è un messaggio di un albergatore che mi dice: visto le linee guida nazionali dove non è previsto l'utilizzo del buffet, in Alto Adige questo è consentito? Se sì, quale regolamento, qual è il comportamento che bisogna attenersi? Sì, è consentito qui da noi, ma con l'obbligo delle mascherine e anche con l'obbligo dei guanti. Benissimo. C'è un altro messaggio, mi chiedono per quanto riguarda i centri benessere e le piscine, anche in questo caso il comportamento da tenere. Sì, anche qui abbiamo previsto così che le piscine all'aperto possono aprire le piscine aperte sempre se rispettano le distanze minime. All'esterno, praticamente. Sempre 2 metri tra le persone, se non appartengono dello stesso nucleo familiare. Un'altra cosa sono le piscine indoor e le saune. Quelli rimangono, devono rimanere chiuse se non rispettano ulteriori misure. E anche vogliamo prevedere, sono previste adesso quelle misure per tutelare al massimo proprio quelle zone, diciamo, delicate. Ecco, per cui piscina all'aperto sì e al chiuso no? No, fino adesso, se non vengono rispettate, come ho detto prima, ulteriori misure, vuol dire che il personale che lavora lì, per quel personale è previsto di prendere le temperature ogni giorno, che anche gli ospiti che sono lì, anche lì quelli devono avere un test negativo. Per questo ripeto di nuovo, queste sono zone molto delicate e sensibili. Volevo chiedere invece, per quanto riguarda la responsabilità civile penale del datore di lavoro, nel caso di che il dipendente contragga il virus, lei cosa ne pensa? Ma per quanto abbiamo capito adesso in questi giorni, la questione si è risolta attraverso l'interpretazione delle linee stesse. Per cui praticamente è responsabile solo in caso non ci siano gli strumenti necessari a dover tutelare il lavoro del dipendente. Deve essere così. Benissimo. Allora, è notizia ANSA di venerdì sera che l'Unione Europea dal 3 giugno apre alla libera circolazione tra gli stati senza obbligo di quarantena per i cittadini. Pertanto una bella notizia finalmente per voi che siete anche un territorio di confine, dove accedono ogni anno migliaia di turisti dai valichi di confine, Brennero, Resia, San Candido. Può essere pericoloso per la salute dei vostri abitanti? Pensate a qualche iniziativa per contingentare l'afflusso? No, per il momento è così che l'Unione Europea ha consigliato adesso di aprire i confini a fasi, vuol dire nel rispetto delle situazioni dei singoli regioni. Per questo deve essere garantito da subito, quando i paesi membri che gli stati membri dell'Unione Europea devono garantire che in quelle regioni i dati sono a posto e che viene garantito la massima sicurezza. Ecco, per quella data si aprono anche i confini tra le regioni italiane, no? Quanto è stato la perdita, diciamo, in termini di fatturato in questi 3 mesi di lockdown per le attività turistiche della provincia autonoma? Avete dei dati, ecco? Sì, l'Alto Adige dispone di oltre 10.000 esercizi ricettivi, sono tanti. E 33 milioni di pernottamenti, anche questi tanti per un territorio con 500.000 abitanti. E di questi 33 milioni di pernottamenti, di sicuro abbiamo già perso 5 milioni in questi 3 mesi. E quello corrisponde a un contravalore di euro 600 milioni almeno. Vuol dire che ogni giorno che perdiamo tanti soldi, e quello è un fattore importante non solo per le nostre
strutture alberghiere, ma anche per i nostri dipendenti, perché abbiamo più di 30.000 persone che lavorano nel settore del turismo e anche per loro sarebbe molto importante di poter lavorare di nuovo, che possiamo far ripartire questo settore. Benissimo. Per quella data dovrebbero aprire molte strutture alberghiere su in Alto Adige, no? Al sentore che qualche attività possano riaprire per i danni patiti da questo diciamo, disastro economico? Penso che Di sicuramente, alberghi e ristoranti, ecco, attività connesse al turismo. di sicuro ci sono strutture che saranno in grande difficoltà e anche per questo, lo ripeto di nuovo, sarebbe importante di ripartire al più presto possibile, perché già adesso le perdite sono enormi e se perdiamo ulteriore tempo, allora la situazione diventa ancora più difficile. Benissimo. Per quanto riguarda invece le escursioni, i rifugi, gli operatori turistici, diciamo, delle vette, diciamo, dei passi, le passeggiate nei boschi, ecco, ci saranno delle limitazioni? La possibilità di trascorrere le vacanze nella natura è sicuramente favorevole proprio in questi tempi. E qui da noi nelle montagne non c'è il rischio di affollamenti, ma abbiamo previsto diverse misure, ripeto ancora, la distanza minima tra le persone, anche in campagna, anche durante le passeggiate. Sono da rispettare sempre le 2 metri di distanza, come distanza tra le diverse persone, se no c'è l'obbligo di mascherina Benissimo. o della Cosa si mascherina. sente di dire agli albergatori, a tutti gli operatori turistici, ristoratori, campeggiatori dell'Alto Adige? Ecco, qual è il messaggio che vuole lanciare a questi operatori? So benissimo che loro si trovano adesso in una situazione molto difficile e che hanno bisogno di prospettive. E per questo noi abbiamo cercato di fare tutto il possibile. Abbiamo elaborato e anche approvato una legge per consentire a loro di ripartire al più presto possibile, aprire le strutture alberghiere al più presto possibile. Abbiamo fatto delle regole proprie, ma anche abbiamo fatto delle trattative a livello statale, ma anche a livello internazionale per garantire anche che al più presto possibile possano venire qui da noi anche degli ospiti, non solo dalle altre regioni in Italia, ma anche dalla Germania, dall'Austria, da altri paesi qui in Europa. Benissimo. Che estate sarà secondo lei? Ma probabilmente, o quasi di sicuro, non sarà un'estate, saranno estate meno affollate. Ma ne sono però sicuro che con queste circostanze la vacanza nelle montagne dell'Alto Adige sarà molto richiesta per il fatto che vacanze all'aria aperta in mezzo alle montagne, in un paesaggio molto curato, con i nostri masi storici, ma, e questo è un punto importante, lontani da assembramenti e realtà urbani. Ecco, vuol fare un appello ai turisti per venire in vacanza in Alto Adige in tutta sicurezza? Ecco, se facciamo di tutto per far passare delle vacanze qui da noi con la massima sicurezza e possono essere sicuri quelli che vengono qui da noi per passare le loro vacanze, che abbiamo fatto di tutto per garantire la loro sicurezza. Benissimo. Allora, vuol lasciare i dati, un telefono, un sito internet per poter contattare per avere informazioni relativamente appunto Se all'Alto Adige? ulteriori informazioni, per questo abbiamo previsto un sito internet, quello della provincia, e anche il numero verde che si può chiamare per avere ulteriori informazioni.
Benissimo. Vuole aggiungere qualcosa, Assessore? No, auguro a tutti una buona serata, ma auguro a tutti noi che riusciamo al più presto possibile a risolvere tutti questi problemi. Per sempre, il primo fattore è sempre la nostra salute, ma poi anche la nostra economia, perché sono tempi davvero difficili, e dobbiamo uscire al più presto possibile da questa situazione. Benissimo, allora la invito a rimanere ancora 5 minuti con me quando usciamo dalla diretta. Io saluto gli spettatori che hanno assistito a questa videoconferenza, ringrazio l'assessore al turismo della provincia autonoma di Bolzano, Arnold Schuller, vi do appuntamento a domani pomeriggio per un'altra videoconferenza istituzionale. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci alla prossima videoconferenza. Grazie. Arrivederci.